Memoriale in No, 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 un'altra cosa. Memoriale hot, peraltro. Si può definire memoriale hot quello. Secondo me si può muovere un memoriale da pazzi, ma comunque insomma su questo da magari pazzi. Torniamo dopo. Porno memoriale, almeno porno memoriale me lo concederà. Assolutamente. Porno memoriale, signor Balda. Allora. Piace molto a Cruciani, signor Balda, sai, no? Perché Cruciani è... Cruciani ho visto che comunque... Cosa? Lui è Balda. Cosa? No, ma che... vabbè, poi dopo ne parleremo. Dai. Vabbè, allora no, dicevo, oggi è successa una cosa importante al processo, che il mio avvocato, che è l'avvocato Sgro, che è un avvocato quindi insomma ho dovuto scegliere... Che ha fatto il signor Sgro? Che cosa ha fatto? Ha chiesto in mio favore dei termini a difesa, essendo comunque intervenuta nel processo soltanto venerdì e avendo avuto contezza degli altri... Hanno rimandato al 7, hanno rimandato al 7. E hanno rimandato al 7, vabbè, quindi diciamo che comunque questi tempi brevi che avevano spaventato ma non sono nemmeno quelli italiani però, dove si va per le lunghe. Vabbè certo, ma stiamo parlando di uno Stato che equivale a un quartiere di Roma, quindi è però, anche... Però, lei non vuole, dire, non vuole dire che si tratta di una giustizia ridicola, quella vaticana, diciamo, lei non lo può dire nella sua condizione, io lo dico io. Da riformare, però, allora, da cambiare, sì. Cioè, perché non... i diritti di difesa non sono assicurati, diciamola tutta. Ma no, io non credo. Guardi, allora, ci sono state delle lesioni importanti, ci sono state delle situazioni poco chiare, eccetera. Ad oggi, però, devo dire che comunque nella mia richiesta di termine di difesa, quantomeno questi mi sono stati concessi. Comunque, lei ha detto prima una cosa importante. Lei ha detto prima una cosa importante. Lei non ha paura del carcere, cioè non ha paura, assolutamente. Se dovesse finire male, e noi non glielo auguriamo. Allora, guardi, se dovesse finire male, cioè nel senso. C'è una condanna a 7 anni. Lei che fa? Rinuncia all'estradizione? Se lo Stato Vaticano chiede l'estradizione, che fa? Se io vengo condannata in una condizione di questo genere dove non c'è una singola sola prova a mio carico e c'è tanto di ambizione, questo lo dico io, questo lo dicono gli altri, se non c'è non si riesce a se nonostante questo io comunque vengo condannata, a quel punto non saprei per che cosa. A quel punto io dico, se questa è la giustizia vaticana, io mi ritengo una martire e quindi pretendo di scontare la pena. Quindi pronto ad andare in carcere di Vaticano? Non accetterò la grazia, non si ritiene prigioniero politico? Mi ritengo prigioniero politico dello Stato Vaticano? No, attenzione, io mi ritengo rifugiato politico nello Stato italiano, cioè nel senso che ai sensi dell'articolo 22 dei patti retrelenzi, poiché quello che mi veniva contestato è un reato politico, ovvero un reato in danno alla sicurezza dello Stato città del Vaticano, io mi sono rifugiata ai sensi dell'articolo 22, cioè sono in Italia chiedendo che io di essere processata in questo Stato. Per cui non è che va in carcere in Vaticano, non è che si consegna alle carceri vaticane? Vi consegnerò alle carceri vaticane, perché questo concetto dell'articolo 22 si consegnerà alle carceri vaticane. Questo concetto dell'articolo 22 viene sostanzialmente meno, perché io stamattina mi sono liberamente presentata in Vaticano. Il Papa non potrà ammettere che una donna con un bambino finisca nelle sue segrete. Il Papa dovrà per quanto mi riguarda, mi auguro che lo faccia, perché lei col suo bambino in carcere in assolutamente Vaticano. Sì, se io vengo condannata mi auguro che la Santa Sede mi farà scontare la pena col bambino in carcere. Devono assumersi, ma neanche in Italia succede, devono assumersi la responsabilità di aver condannato una persona innocente, quindi se mi condannano rimarrò in Vaticano. Bene, allora io però dovranno portarmi via in catene praticamente, se vorrà. Ma lei Ci vado io, assolutamente. Si presenta dalle guardie svizzere così. Devi sapere, Parenzo, che io ho una lunga tradizione, pur essendo ormai una persona totalmente atea, eccetera, ho una lunga tradizione vaticana, di conoscenze in Vaticano, che ho perso ormai. Sì, ma come no? I cavalieri di Cappa e Spada. Lì già sta succedendo il disastro. Sì. Questo aggrava ancora di più la situazione. No, però, la mia famiglia erano del Circolo San Pietro, persone non fare altri danni molto, al Vaticano, molto vicino oltre al Papa. Quelli che già in questo momento mi pare purtroppo. Senta, però parliamo di cose serie. È uscito questo memoriale pubblicato oggi da Repubblica, se non sbaglio, di Monsignor Baldà, che dice sostanzialmente che siete stati anche solo per una notte, dice amanti, e lui poi ha dovuto consegnare sotto ricatto questi documenti ai giornalisti. Lei ha già detto delle cose su questa cosa qui. Cosa si può aggiungere? Cioè, che personaggio è? Cioè, perché dice queste cose? La domanda principale è questa: avete mai passato quella notte insieme? Siete mai stati amanti, sì o no? Ma allora, guardi, io trovo veramente offensivo, intanto io trovo offensivo di dover rispondere a una roba di questo genere. Lo so, ho detto io. Voi l'avete visto, Monsignor Balda? Sì, c'ho qui la foto su Repubblica, su una macchina d'epoca, peraltro. Che c'è, è brutto? Ma allora, ripeto, non so più come dirlo e come dirlo più specificamente, non sono
io e neanche quelli appartenenti alla mia categoria, le persone che interessano Monsignor Balda. Che è omosessuale, omosessuale? Non lo so, non lo so. Uomini. E sicuramente so che non sono né io né le mie simili, quindi. Vabbè, io dire, allora saranno gli uomini. Ma è un monsignore o no? Ma scusa, ma lei, quando, secondo lei? Ma guardi, io nell'ultimo tempo stentavo a riconoscerlo, però insomma. C'era uno dedito a che cosa? All'alcol, fumo? Cercando di comprendere Se uno lo vede in un contesto, diciamo, che non è quello del Vaticano, dice che è un monsignore o no, secondo lei, per quello che lei... Ma allora, quello che dicevano tutti, chi vedendolo nell'ultimo tempo, tutti quanti gli dicevano, questo qua è uno travestito da prete. Era la battuta che facevano più spesso. Cioè, che vizi aveva, scusi, tanto per andare... Attenzione, cioè nel senso, secondo me la cosa fondamentale adesso è chiarire perché nasce questo memoriale, cioè da che cosa perché Balda si motiva a fare una cosa di questo genere. Allora, dice che lei era dei servizi segreti. Sì, certo. Cioè che lei diceva di essere dei servizi segreti. Sicuro, no, cinese. Perché Bisignani era il suo pupano, lei lo conosce Bisignani o no? Sì, lo conosco. Bene? Lo conosco. L'ha sentito in questi giorni? Sì. L'ho sentito, anche in questi giorni. Assolutamente sì, ma perché certamente è una delle persone che, anzi, è un amico. Spesso mi chiama per chiedermi, e anzi forse è uno dei pochi che, anziché chiedermi del processo, mi chiede come sta mio figlio e come sto, se ho le nausee, se ho queste cose qua. Quindi devo dire che comunque è una persona. Cioè lei non l'ha mai nascosto l'amicizia ma con il suo Bisignani? Ma perché dovrei nasconderla? Perché dovrei nasconderla? Tanta gente conosce Bisignani e dice di non conoscerlo, questo è vero. Sì. Ma io non sono un ipocrita, quindi. Non però mi scusi, vedo adesso la foto di suo marito, effettivamente è meglio del signor Baldà, il marito del suo sì, insomma, c'ha anche 20 anni di meno, come posso dire? Soprattutto 20... non è prete. Dunque, tutto falso. Lei non mi ha ancora risposto su questa cosa qua. È assolutamente tutto. Come si fa a dimostrare? Questo è il problema. Insomma, io non so come posso dimostrare. No, questo è indimostrabile. È indimostrabile. Oggettivamente è indimostrabile. E tutti questi messaggini che lui dice vi siete mandati. Allora, quelli che hanno trovato. Allora, attenzione, quelli che hanno trovato non l'hanno trovati, perché quella roba lì ufficialmente gli atti processuali non esiste. Cioè lei pensa che sia inventata? No, io non penso, io ho visto con i miei occhi. Allora è accaduto questo. Che è accaduto? Quando Monsignor Balda si è visto messo alle strette, stiamo parlando di 6 giorni dopo l'arresto, cioè quindi 6 giorni sono 6 giorni in cui sei in carcere da solo, lì fermo, cioè non sei nella comunità religiosa, sei in una cella in Vaticano. Viene consentito, dopo questi 6 giorni, a tale avvocato Antonio Zaccaria di presentarsi in Vaticano per colloquiare col Balda. Sì. In questa occasione l'avvocato Zaccaria consiglia al Monsignor Balda di redigere un memoriale. Addirittura oggi su fanpage questo avvocato sostiene di averlo redatto lei, quindi in pratica sostiene di aver commesso un falso ideologico, comunque sostiene di aver redatto questo memoriale. Perché? Perché l'avvocato le dice, guarda, tu ti trovi in una condizione in cui la tua responsabilità sulla consegna dei documenti esiste per tabulas. Sì, certo. Lo dice e anche quindi lui, a questo punto, perché i documenti li ha consegnati lui. Assolutamente sì, io non ho mai consegnato un documento a nessuno che non fosse qualcuno all'interno della Santa Sede. Precisiamo questa cosa qua per gli ascoltatori, perché sennò sembra che parliamo di pazzi. Tutto nasce dalla pubblicazione di questi due libri, e dopodiché la signora Chauhi insieme a Baldà vengono incriminati per una serie di reati. Lei sta dicendo una cosa molto semplice, molto chiara: io non ho mai dato un documento né a Nuzzi né a Fittipaldi, è così? Assolutamente sì, ma tanto lo dico che è lo stesso Balda ad ammettere di averli dati lui. Sì, no, lui lo ammette, certamente. In questo memoriale lo ammette, però, dicendo però era sotto ricatto. Era sotto ricatto suo, perché era quasi concupito da lei, innamorato, ricattato. Ricattato, dice. E questo dice lui. E dovrà dimostrarlo quello che dice, insomma il ricatto dovrà sostenerlo, immagino, in qualche modo. Dovranno anche i giornalisti sostenere di aver soggiaciuto a un mio ricatto, quindi se Gianluigi ed Emiliano ammetteranno che comunque Monsignor Balda si recava da loro sotto costrizione e consegnava questi documenti sotto costrizione, secondo me sarà una cosa un po' grave, ma non credo che allora da dove nasce la cosa? Questo avvocato va là, è un memoriale sotto dettatura di qualcuno, lei dice. Pensiamo in un problema, gli dice, guarda, qua abbiamo un problema, adesso noi dobbiamo comprendere come possiamo uscire da questa storia, forse la cosa migliore che noi possiamo fare è sostenere che tu nel momento in cui hai compiuto questa azione non eri lucido perché c'era una persona accanto a te che aveva posto in essere una serie di comportamenti strani, particolari, ho capito. Che ti aveva indotto in questa cosa, e questa cosa, diciamo, ti aveva, cioè, lo vogliono fare passare come quello che non è lucido e che sotto etero diretto, è diretto da qualcun altro, no, da lei, sotto pressione la signora Chauhi ha dato questa cosa ai giornalisti. Infatti lui dice in questo memoriale che praticamente è quasi costretto a dare questi documenti ai giornalisti. Però io le chiedo una cosa, lei prima ha fatto un'accusa, che è accusa, poi non è un'accusa per me, perché essere omosessuale non è un'accusa,
e dice al signor Baldà, mi scusi se insisto su questa cosa, ma solo un secondo, il signor Baldà non piacciono quelle del mio non genere. Non ero io l'interesse del signor Baldà. Ho capito, ma che significa, che è omosessuale? Io non ho idea di che cosa sia, ma sicuramente io le posso assicurare. Che le donne non gli piacciono a Monsignor Baldà. Ma ha avuto rapporti, che lei sappia, aveva rapporti sessuali con qualcuno? Ma io non so con chi vanno a letto le persone, cioè non stavo con lui a casa ma la però sera, se lei dice so sicuramente so che non gli piacciono le donne. Sì, ma io non voglio scadere a suo livello, quindi fondamentalmente già quello che ho detto è sufficiente sul punto. Senta, lei... che c'è, Parenzo? Dimmi. Perché voglio sapere, siccome ormai in questo ventilatore di schizzi di fango viene fuori di tutto, un suo sms in cui lei avrebbe detto, chat in cui lei avrebbe detto a Balda, no, padre, se sei depresso fate una scopata. Esatto. Tutto falso, è vero, sono veri quei messaggi? Allora, questo specifico messaggio è vero, ma sui messaggi stavo dicendo una cosa... Questo ci spieghi questa roba dei messaggi perché è importante. Allora, perché... su questa cosa dei messaggi vi stavo raccontando come nasce. Allora, quindi quello della scopata è vero per usare un... Tutto il resto no. Allora, okay. Che cosa accade? Accade che agli avvocati rotali è proibito estrarre copia degli atti processuali dei propri imputati. Quindi è un reato estrarre copia. Allora, che cosa succede invece? Dagli avvocati di Balda vengono fotocopiati gli atti processuali, che sono questi che comunque stanno confluendo. Sono loro che hanno messo in giro questa roba dei messaggi? No, non sono loro. Loro commettono forse evidentemente solo la leggerezza di farle prendere visione agli avvocati civili del Balda. Vabbè, allora? E in questo caso praticamente che cosa accade? Che sono circolate, Dio lo bissero nei miei occhi, delle veline con una serie di stampate con queste chat, alcune delle quali coperte con un pennarello nero. Cioè, io voglio dire, ma quei messaggi lì, adesso lasciamo perdere il modo in cui sono arrivati fuori. Sì, d'accordo, però è complessa. La cosa è quei messaggi lì in cui c'è la sua cugina, in cui lei le offre sua cugina, sono veri o sono falsi? Questo è il punto. Totalmente falsi. Ma falsi che cosa? Che non esiste sua cugina, non è vero il fatto? Mia cugina non esiste, io non ho nessuna cugina con quel nome. Cioè, sono messaggi strumentalizzati, cioè ci sono pezzi di messaggi. Io ora sta conversazione a memoria non me la ricordo, ma sono pezzi cancellati con il pennarello nero, quindi magari stavamo parlando. Basta, chiaro. L'unico messaggio vero è quello della scopata. L'unico messaggio vero è quando lei dice. Che è un modo di dire. Che è un modo di dire, insomma, Parenzo, ma tu non l'hai detto mai. Beh, però non un monsignore, però. No, un monsignore. Però non un monsignore. Però vabbè, insomma, è il monsignore. Però si vede che quel monsignore era particolare, questo lei dice. Diciamo così, sicuramente. Cioè, questo è interessante. Però attenzione, si era partito. Cioè, se lei usava questo linguaggio, è un punto, come dire, curioso per sistemare anche le cose, per raccontare quello che hanno scritto i giornali in questi giorni, no? Cioè, se lei ha comunque questo tipo di eloquio con questo monsignore, vuol dire che c'era un rapporto comunque di grande confidenza con il monsignore. C'era un rapporto di amicizia fondamentalmente, c'era un rapporto di amicizia. Che poi si è rotto durante l'estate, durante la primavera. No, non si è rotto durante l'estate, si è rotto a maggio perché monsignor Balde, sono le ragioni per le quali io comunque gli do del verme, che cosa fa? Ad un certo punto, anziché comportarsi da persona concreta, da persona seria, onorare il ruolo che aveva, che cosa fa? Perché un conto è cazzeggiare con i messaggini, poi diverso è prendere e partecipare tutte le sere a un concerto diverso, partire, andare in vari alberghi, una volta a Torino, una volta a Verona, una volta a Bologna. Cioè faceva la bella vita. Macchine d'epoca, aperitivi, concerti, frequentare una cricca assurda di questi personaggi pazzeschi legati al mondo dello spettacolo. Come lo definirebbe lei, signor Balda, come lo definirebbe come personaggio? Allora, la persona che ho conosciuto io era un genio delle finanze, quello che ha nominato Papa Francesco. Quella in cui si è trasformata? Quella in cui si è trasformata è una persona che io non riconosco, ma tanto non la riconoscevo che io a febbraio, vedendo questa follia, già dissi al Balda di sottoporsi a una perizia psichiatrica e lui andò a farsi visitare all'ospedale di Tor Vergata. Cioè da perizia psichiatrica addirittura? Assolutamente sì. Ma che gli è successo secondo lei? Naturalmente? No, era quello che mi chiedevo, cioè io ho conosciuto un sacerdote e dal sacerdote siamo arrivati a quello che voi vedete oggi pubblicato su Repubblica. Lo descrive come il capone praticamente. Era una roba sconvolgente, cioè era una roba, non saprei neanche come definirla, era da che era uno che comunque usciva dal Vaticano, andava a casa, prendeva mammina e andava a fare la passeggiata e si è ritrovato a Verona. Sì, però Verona dove? Una persona così, come
possibile che, adesso per carità, voi, lei pure ha avuto rapporti, perché parlava al telefono con i giornalisti, per esempio? Questo mi chiedeva, un incarico delicato da parte del Papa, glielo dico ma con allora molta franchezza. Io faccio questo di mestiere, abbia pazienza, io comunque non, ho capito, non ma lei sta nella, in una commissione importante per il Papa, sì, deve parlare con Dio o col Papa al massimo, non con i giornalisti. Io devo parlare con chi mi paga, cioè nel senso che io ho una mia vita da seguire fuori, perché il lavoro per la commissione era gratis, quindi se io volevo pagare il mutuo dovevo fare il mio lavoro di comunicatrice, quindi io non parlavo del Vaticano, io parlavo con i giornalisti del mio lavoro, visto che io ho campo di quello. D'accordo, capisce? Ma lei però parlava con i giornalisti anche della situazione all'interno del Vaticano, su questo mai, non c'è dubbio. Mai parlato del Vaticano con i giornalisti? No, assolutamente no. Io ho fatto delle... Parenzo mi conosce, tu mai parlato del Vaticano? No, per carità. No, io mi ricordo che lei è anche venuta tra l'altro a una cena a casa mia tanto tempo fa e non parla... No. Cioè una tua fonte stai dicendo, signora Ciaucci? Chi è la fonte? Tu, è la tua fonte, no, sto scherzando. Ma la fonte di che? Io mica ragazzi, c'è la pubblicità, poi altri... Colombo. Allora, c'è la pubblicità, poi altri due minuti con la signora Ciaucci, che lasciamo libera naturalmente, a tra poco. La zanzara. Allora, in studio a Roma con Davide Parenzo c'è Maria Immacolata Ciaucci, considerata Francesca. Perché ha detto Maria? Perché Maria Immacolata mette insieme Maria Immacolata. Ciao. Allora sì, Francesca Immacolata Ciaucci. Ma qualora fosse maschio questo bimbo come lo potrebbe chiamare? Francesco? Ma no, mi chiamo io Francesca, no. No, come il Papa dico. Ma forse Pietro. Pietro. Forse Pietro. E se è femmina? Boh, così tanto per fare. Non lo so. Come si chiama di nome Balda? Il nome di battesimo di Balda qual è? Lucio. Quello lo escludiamo come no, c'era mio padre. Oh ragazzi, non insultare la parola Lucio. Vabbè, ho capito, però stiamo parlando di Lucio, di Angelo Balda. No, comunque guarda. Ma lei vuole, lei vorrebbe, lei lo vorrebbe vedere in galera, signor Balda? Ma allora lo è già però, amico mio. È già in galera, no, no, lo so che è in galera, ma lo vorrebbe vedere in galera, cioè condannato in galera, a scontare una pena lunga, eccetera? O no? No, io vorrei soltanto che lui ritrovasse un po' di luce nella sua vita. Io credo che Monsignor Balda comunque non sia una persona cattiva. La persona che io ho conosciuto. Però non ha bisogno, è di, un, ha bisogno di un medico. Ha bisogno di una persona che gli sia vicino in questa fase. Anche perché comunque io credo che forse a 54 anni, quando hai fatto delle scelte importanti come quella di farti prete e poi non sai se queste scelte sono corrette. Beh, non faceva tutto tranne che il prete, lei mi ha detto prima, tutto tranne che il prete. Ma in questa fase però, attenzione, cioè saranno... Vabbè sì, in questa fase, però lei faceva tutto tranne che il prete, mi sembra di capire. Andava ai concerti, alle feste, macchine d'epoca. Ma che vizi aveva? Un vizio grave che un prete non può avere, qual è? Uno può andare ai concerti da prete, qual è il vizio grave che non aveva? Cioè faceva sesso, questo è il punto fondamentale, con persone. Allora cioè, io non che ho idea aveva, se lo facesse che cosa facesse. In realtà forse il vizio vero di Monsignor Balda era la vanità. La vanità. La vanità. Che si comprava anche oggetti, spendeva soldi. Sì, 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 questo assolutamente. Rolex. Uno spendaccione. So, quali soldi? Quali soldi utilizzava? Scusi. Io non ho idea, perché così come non ho contezza con chi va a letto, non ho anche contezza di come guarda. Ma la portava in grandi ristoranti? No, io non ho il vizio dei ristoranti. Senta, se avesse di fronte il Papa adesso, cosa direbbe al Papa? Lei, se avesse di fronte il Papa, cosa gli direbbe? È arrabbiato. Che sarà arrabbiato sicuramente per tutta questa storia. Allora, no? Furibondo, come disse una volta Di Marino, su Marino, signor Paglia. Io non so che cosa non è furibondo? Allora guardi, sicuramente insomma comunque il Santo Padre comprenderà che questa situazione nasce intanto da una situazione complessa che è quella che abbiamo vissuto nella commissione. Cioè noi, allora, sì, ma cosa direbbe a lei? Però cosa direbbe di fronte al Papa lei in questo momento? A Papa Francesco cosa direbbe? Mi perdoni? Senza mediatori, se avesse la possibilità di parlargli proprio vis-à-vis. Senza i mediatori, le cose intorno, le perpetue. Mi perdoni, forse non sono stato all'altezza, questo glielo direbbe? Vede, io non ho mai rivelato nessuno dei contenuti dei miei discorsi con il Santo Padre, non lo faccio neanche. No, ma non sto dicendo quello che lei. Quello che lei direbbe lo direi a lui, evidentemente, non lo direi in radio. Senta, secondo lei c'è qualcuno che vuole il Papa, non dico morto, che vuole che il Papa se ne vada, cioè vuole cancellare il Papa, vuole distruggere la figura del Papa? Cioè, no, io lo dico proprio esplicitamente, non c'è qualcuno come Papa che Luciani, vorrebbe che il Papa sparisse? Ma allora diciamo che sicuramente il Santo Padre, Papa Francesco, ha creato una situazione che... Avvicinatevi. Una situazione che il Vaticano è assolutamente anomala, quindi chiaramente diciamo che comunque determinati centri di potere sono stati completamente scardinati. E questi stanno reagendo? Hanno già reagito, adesso siamo già alla fase 2. Hanno reagito, che hanno fatto? Lo scoprirete fra un po'. Beh no, questo è mettere la musica in 007, come, cioè che stanno scatenando la controffensiva? Lo scoprirete fra un po'. Cioè anche sputtanare lei per esempio fa parte di questa strategia? No, questo fu all'inizio.
Questa fa l'inizio. Adesso purtroppo questa che stiamo vivendo è opera solo del Balda e dell'avvocato Zaccaria. Sì. Okay. Mentre ci sono altri poteri in Vaticano che stanno scatenando la controffensiva. Che fra un po' vedrete. Che fra un po' vediamo. Ma che è la controffensiva? Va bene, però? Va bene, no, liberiamo la signora Ciavucca. Va bene, grazie. Grazie, a presto. Grazie. Molto gentile, a presto, un abbraccio. Saluti. Mi raccomando, con la gravidanza che è una cosa delicata. E quella è seria. Grazie, è una cosa grazie mille. Arrivederci. Saluti. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Italia, la radio degli italiani nel mondo. E così anche questa puntata volge al termine alle 9:57 minuti primi qui a Varsavia, un cielo grigio ma ancora niente neve, soprattutto siamo sopra lo zero a livello di colonnina del mercurio e siamo sullo zero a livello di interesse per le prime pagine della rassegna stampa. Mi chiedevo se accade qualcosa a livello sportivo, giù le mani da Pogba, sti cazzi, per chi se ne frega. Juve lanciata per le feste, sì, comunque attenzione che la Juve affronterà il Torino in Coppa Italia, attenzione, attenzione, in uno scontro diretto. Comunque domani tanti auguri al Torino Calcio che compie 109 anni di gloriosa storia. Il Fatto Quotidiano, banche fallite, bomba da 2 miliardi, 130.000 risparmiatori sul lastrico, caos di governo, il viceministro Morando ipotizza interventi, ma Padoan non può. Caccia ai due reclutatori di Meriem sulla web jihadista, questa era la notizia che riguarda l'annoso problema del terrorismo, e invece il giornale titola così, sull'orlo della guerra, l'Europa nel caos, l'ISIS
ride. Putin accusa Erdogan, è un affare, cioè, è in affari, pardon, con i terroristi. Gli Stati Uniti difendono la Turchia e la NATO annuncia l'ingresso di Montenegro. Pardon, l'ingresso del Montenegro tra i paesi membri. Per il presidente russo è inaccettabile, tutti contro tutti, e l'Italia nel frattempo tace. Ma anche a livello europeo noi non avevamo una certa, come minchia si chiama quella lì? Mogherini, 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 ma cosa combina? E invece tornando alla Ciaqui, che mi sembra un pochettino quella marca del Decathlon, che io chiamo Quanciuca. Qui per i polacchi sa a cosa faccio riferimento. La sua ospitata, diciamo, a Ballarò ha fatto sì che il programma stesso di Rai 3 superasse Floris, quindi un 6,3% per Ballarò contro un 5,6% di share, chiaramente di questo che stiamo parlando, in quella fascia. Questa qui con questa faccia da Sciafun si sta presentando, secondo me sta preparando anche il buon business, oltre al bambino, di un bel libretto con il quale ci ammorberà. Amici, non ho tanta voce come avete notato, per questo faccio un po' di fatica e ve ne chiedo scusa, ma domani sarò molto più loquace, se Dio lo vorrà. Enrico vi saluta, vi rimanda e mi rimando a fanculo, mi rimando a domani. Un saluto a tutti, ai belli e ai brutti e anche a quelli con le gambe sciolte. A Un domani. saluto speciale agli amici di Radio I d'Italia.